Buongiorno, parto la recitazione del mattino del venerdì e siamo proprio con Fabio Galocco che ci ha portato non uno ma ben due libri, tra l'altro su due temi diversi, molto legati alla città e direi anche in maniera abbastanza diretta a Torino, che riguardano due, chiamiamoli fenomeni, due situazioni diciamo molto legate ai nostri tempi. Il primo libro in cui Fabio Galocco, che poi si presenterà in maniera più esplicita, è l'autore solingo, l'ha fatto tutto lui, ma in realtà coautore, si chiama Poveri, voci dell'indigenza, l'esempio di Torino, ahimè, racconta, ahimè, perché purtroppo un fenomeno ormai diffuso che per un po' di anni non è stato molto, non è finito sotto i radar dell'informazione, ormai invece purtroppo è evidente. Il libro, dicevo, si intitola Poveri, voci dell'indigenza, l'esempio di Torino. Lascio a Fabio presentarsi e raccontare il libro, poi racconteremo un po' di cose e poi passiamo all'altro. Allora, mi presento, appunto, sono Fabio Galocco, ho scritto con il blog per il Fatto Quotidiano e sono stato l'avvocato e attualmente, oltre ad essere blogger, mi diletto, tra virgolette, anche nella scrittura. Devo dire che mi diletto in questo caso, nel caso di Poveri, forse non è un termine molto giusto, perché in realtà questo libro mi ha portato via un anno di tempo, ma soprattutto un anno quasi di vita, perché per poter appunto tirare giù questa inchiesta ho dovuto affrontare anche ovviamente la voce dei poveri, che costituiscono praticamente il cuore pulsante di questo libro. E devo dire che è stata un'esperienza veramente straziante. Per poveri ormai si intende non soltanto i poveri, così come magari potremmo essere abituati appunto a considerarli, cioè l'immigrato che arriva col balcone, eccetera, sono una parte dei poveri. La realtà è che ci tocca molto da vicino e c'è la cosiddetta nuova povertà. La nuova povertà che cos'è? La nuova povertà è la povertà degli italiani, cioè quelli che dall'oggi al domani praticamente si possono ritrovare senza lavoro. Oppure magari non sono senza lavoro, però hanno un lavoro che oltre ad essere molto dequalificante è anche molto poco pagato. Se noi pensiamo che secondo l'Istat il livello della povertà assoluta in Italia è avere uno stipendio comunque un introito di circa 800 euro al mese, possiamo immaginare che nella povertà praticamente ci rientrano molte persone che noi vediamo quotidianamente o sentiamo quotidianamente. Vediamo ad esempio, non so, quelli che girano per le strade con la bicicletta e vanno a fare le consegne per un'ora, oppure sentiamo, nel senso che sono magari gente di call center italiani, che appunto arrivano magari al massimo a fine mese a raccogliere qualcosa di 500-600 euro. Quindi è una realtà che ci tocca molto da vicino. Infatti io dico sempre, la povertà un tempo, quando io sono nato molti anni fa, era molto visibile, cioè c'era il balcone, c'era il mendicante fuori dalla chiesa, molto pochi di solito, tra l'altro avevano anche problemi psichici, eccetera, e poi c'era magari lo zingaro. Adesso invece è dappertutto, noi non ce ne rendiamo conto, ma è veramente dappertutto. È anche vero, perché noi a tendere siamo sempre stati abituati a vedere nel povero un alieno rispetto a noi, cioè un essere diverso, anche una realtà diversa, invece adesso, diciamola così, è molto mischiata, non è come una volta che... Ecco, due cose secondo me interessanti che posso chiederti. Uno è se la realtà del povero, della povertà del povero, degli adulti, in Torino ha delle caratteristiche peculiari rispetto ad altre regioni d'Italia, anche perché Torino ha una sua storia, quindi si può identificare. Secondo tema, e purtroppo una domanda da 1 milione di euro, quindi te la devo fare, che cosa si fa? Perché poi questo è un fenomeno sociale che, come si dice, esplosivo, no? Che cosa si sta facendo negli enti del credito, gli enti preposti, la Chiesa, per risolvere, attenuare questo problema? E detto così, che cosa hai visto in giro che si fa che si potrebbe fare di più? Allora, potremmo tenerci a quelli che sono i numeri della Caritas. Io ho parlato con Dovis, che è uno degli intervistati, lui mi ha detto non badiamo ai numeri ufficiali, badiamo a quello che è la realtà. Molti poveri in realtà non escono neanche fuori, non escono fuori dalle statistiche sostanzialmente. A Torino mi ha detto ci saranno qualcosa come 150.000 poveri. 150.000 in condizioni proprio di povertà assoluta, quindi parliamo di povertà relativa, povertà assoluta. È chiaro che ha contribuito a questo il fatto che
del terziario, eccetera, e diciamo che questo è un settore praticamente che così come nasce, computer, eccetera, cioè manca effettivamente la produzione dei beni con cui c'era. La domanda poi la sponda. Ma il problema da cui nasce questa precarietà è un oggettivo assenza di lavoro, un problema di precarietà del lavoro, diciamo aggiungo un particolare, il fatto che sia stato esaurito il welfare che la generazione precedente alla nostra, forse quella ancora, aveva messo in piedi e ci aveva regalato? Io direi che è tutto, cioè sostanzialmente, cioè, quindi sono il lavoro dequalificato di cui parlavo prima ed è il problema di quelli che hanno il lavoro, che tra l'altro anche intervistato e che l'hanno perso. Spesso tra l'altro sono padri di famiglia che poi si devono appunto, ovviamente sappiamo questa storia, hanno un figlio da mantenere, hanno una casa poi che devono prendere in affitto, uno stipendio che magari non arriva neanche a 1000 euro al mese, questi sono poveri obiettivamente, avranno anche un lavoro ma sono poveri. Cosa si può fare? Ma allora che cosa si fa? Questo è un aspetto drammatico che esce fuori da questa inchiesta, perché il problema è che il pubblico sta facendo sempre di meno, cioè mancano sostanzialmente i soldi per fare. E comunque non basta dare i soldi ai poveri, perché i poveri sono fuori praticamente dalle strutture sociali, cioè quello che dice la Caritas è molto giusto, cioè non basta dargli 500 euro al mese, non si risolve così il problema della povertà. E piuttosto c'è diciamo di positivo in Torino come esempio, e Torino è da sempre una città accogliente, quindi per fortuna che a Torino c'è il privato, c'è il secondo guerra. E se non ci fosse il secondo welfare, io dico sempre, i poveri non sarebbero così invisibili, scenderebbero per le strade, perché, esatto, perché non avrebbero da mangiare da dormire. Per fortuna che c'è il privato che supplisce, il privato che è, sia privato chiesa, sia privato laico. Il tema sarebbe molto interessante, cerchiamo di trovare altri spazi per parlarne. L'altro libro invece è qualcosa, se vogliamo, un pochino più di allegro, anche perché se vogliamo è una seconda colonizzazione della natura della città che vi lascia degli spazi. Il titolo si chiama Verde Clandestino, è coautorato da 5-6 autori e racconta sostanzialmente una storia diversa, cioè come diciamo, i vegetali, la natura attraverso le piante stia ricolonizzando con la notte le città come Torino che hanno lasciato grossi spazi, spesse volte abbandonati, e come dire, le piante ritornano, si piantano, si impiantano, vegetano, crescono, costruiscono delle realtà quasi autonome. È un tema interessantissimo, soprattutto se uno guarda in periferia. Ma guarda, da sempre io sono un appassionato di natura e da sempre ho praticato tematiche ambientali. Sono rimasto appunto socio anche di Prolatura e ero anche avvocato ai tempi che facevo appunto cause ambientali. Il tema della natura spontanea è un tema secondo me affascinante, veramente affascinante, e che a me ha sempre preso molto, anche semplicemente uscendo per la strada dei 14 minuti. Sostanzialmente gli scopi del libro, questo è uno di quelli, sono tre praticamente. Uno è quello di cercare di far crescere la cultura, di far crescere la cultura delle persone, del cittadino, che esce per la strada e si accorge praticamente che c'è una natura spontanea che sta venendo fuori. Può essere semplicemente la saponaria, può essere semplicemente il tarassato che esce fuori, ma talvolta è addirittura un bosco di città. Se noi pensiamo che le OGR, che adesso sono state chiudete e risanate, nel centro di Torino, erano dei boschi in città, cioè bastano poche decine di anni per non essere ripreso tutte le opere del mondo. Questo è un aspetto molto interessante. Dopodiché il secondo aspetto, il secondo scopo praticamente del libro, è quello di diciamo di cedere un po' del nostro antropocentrismo, cioè cercare appunto di essere un po' meno uomini e un po' più diciamo solidali con la natura che ci circonda, di capire l'importanza. Un fenomeno che in questi tempi, se vogliamo, è parallelo, però è quello degli orti urbani, e quindi tutta una serie di realtà. Io ne ho uno vicinissimo a casa mia, il Tonolo, non so se lo conosci, vicino a Porta Francia, una struttura Euromex aziendona che è stata chiusa, una parte di questa è stata trasformata in condominio, grazie a Dio il comune aveva detto una parte deve rimanere e viene gestito dall'associazione. Ecco, la domanda è, questo è diciamo, un verde più ordinato, insieme a questo verde più disordinato possono andare d'accordo? Possono andare, il caso è abbastanza interessante a Torino, si chiama di ordine e disordine, zona vicino al cimitero,
dove hanno messo un po' di tempo a fare mucchia pascolare perché non c'erano più soldi per tagliare le lei. Questi due mondi possono andare insieme, anche perché poi dopo un po' diventano in competizione perché tendenzialmente vorranno fare orti urbani dove c'è una realtà del genere o no? Ma allora, premesso che io sono coltivatore di un orto urbano, quindi non posso che parlare bene degli orti urbani, però no, al di là di questo, che lo dico per cenno, comunque gli orti urbani effettivamente hanno una loro importanza, una loro importanza perché comunque contribuiscono per crescere la sensibilità del mondo in confronto agli altri. Cioè chi coltiva un orto urbano riesce appunto ad avere appunto la propria sensibilità che solitamente i cittadini invece non hanno. Faccio un esempio molto, molto banale. Per il cittadino dovrebbe esserci sempre il sole, no? Scusa. Per il cittadino dovrebbe esserci sempre il sole, dovrebbe sempre fare bel tempo. Il cittadino è un alienato da questo punto di vista, assolutamente alienato, e non si rende conto che se ci fosse sempre il sole morirebbe, perché ovviamente per la natura ha bisogno invece della pioggia, delle stagioni, del manto nevoso, eccetera, eccetera. Chi invece coltiva l'orto urbano non chiederà mai voglio il bel tempo, cioè anche da questo punto di vista è una crescita di carattere molto grande. Grazie mille, combattere, ne vale la pena e fatevi leggere anche agli amici. A presto, arrivederci. Grazie.